Ciao a tutti, sono Luigi Muraro, per tutti Gigi, e oggi con gli amici di Azzurro Digitale abbiamo parlato un po' di TikTok, che cos'è, come funziona, chi lo usa e tutte le possibilità che ci sono. Per avere successo su TikTok non esistono formule magiche, ma rispetto ad altri social o comunque altre piattaforme è molto più facile prevedere l'andamento di un contenuto. Il consiglio che posso dare è quello di utilizzarla anche molto senza renderla una dipendenza, però. Come nel mio caso, è una piattaforma che si fa conoscere, nel senso che più la utilizzi e più capisci anche qual è il linguaggio, quali sono i topic, come si fa ironia o come si crea un contenuto. È una piattaforma che premia molto, diciamo, l'impatto, per cui hai pochi secondi per catturare l'attenzione di gente che sta scrollando tra una serie infinita di video e quindi il tuo video deve essere immediatamente chiaro, devi farti capire, devi attirare l'attenzione. Io ad esempio faccio video di cucina, inizio sempre i video con prendete e prendete quello che state, non lo so, un avocado. Prendete un avocado, quindi entriamo direttamente nel vivo della ricetta, sbatto l'avocado sul tavolo, c'è potenza, per cui il video arriva immediatamente alle persone che in quel momento stanno scrollando sulla piattaforma. Un altro consiglio che posso dare è essere autentici, perché TikTok si accorge subito se siete fake, diciamo. Per cui cercate un po' la vostra identità, sia che siate un brand, sia che siate un utente normale, dovete comunicare quello che vi rende unici, perché quello funziona su TikTok, non altro. Per concludere vi racconto brevemente poi quella che è stata la mia esperienza. Io sono partito facendo un video un po' a caso, dopo aver studiato un pochino la piattaforma e capito anche che cosa si aspetta di vedere la gente rispetto a quello che volevo proporre io, che in questo caso era il cibo, le ricette. E sono partito da zero e nel giro di una settimana, incredibilmente, sono arrivato sul mio profilo 1 milione di visualizzazioni e 10.000 persone a seguire un po' quello che volevo proporre. Quindi non abbiate paura di rischiare, di mettere in gioco anche la vostra passione, come nel mio caso. Io faccio tutt'altro lavoro, sicuramente non mi occupo di cucina, però la gente evidentemente si è accorta che a me questo argomento piace e il modo in cui lo propongo è interessante per chi guarda i contenuti, e quindi con un minimo di attenzione sono arrivato ad avere un pubblico interessato e effettivamente poi anche una cosa molto molto piccola, se fatta in modo genuino, autentico, può funzionare molto molto bene. Quindi non abbiate paura di rischiare e vi ripeto, siate originali e autentici.